quarta vittoria consecutiva, settimo risultato utile di fila, significa che il Barletta non soffre di vertigini? Ma sì, questo sì, stiamo facendo bene, appunto sono 7 risultati che non perdiamo e le ultime 4 le abbiamo vinte. Sicuramente il Barletta in quest'ultimo periodo ha trovato una mentalità giusta, che è quella caratterizzata dal sacrificio, dall'umiltà, dalla concentrazione, che anche con un gioco meno bello ci ha portato a queste ultime 4 vittorie, a questa serie di risultati utili consecutivi. Meno 2 dalla vetta, che cosa significa? Cominciate a ragionare veramente in grande? Ma secondo me non bisogna guardare la classifica, però dobbiamo giocare da grande squadra, pensare da grande squadra e stare là, partita dopo partita, sempre con la mentalità giusta per cercare di riuscire a raggiungere le 2 che stanno davanti. È un Barletta che ha imparato anche a essere cinico. È successo domenica scorsa con Gallipoli, si è ripetuto oggi contro il Trani. Sì, questo sì, forse creando meno siamo riusciti a concretizzare rispetto ad altre occasioni in cui abbiamo creato tanto, siamo arrivati tante volte sotto porta e forse non siamo riusciti a trovare l'ultimo passaggio o il gol. Il calcio è anche questo, dopo qualche partita che non ci è andata bene, adesso dopo creando anche meno come palle gol siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Domani comincia forse la settimana più importante della storia recente del Barletta Calcio, perché giovedì c'è il ritorno di Coppa col Corato, domenica prossima la trasferta a Polo Poli con il Molfetta Calcio. Siete pronti per queste 2 gare? Sì, questo sì, pensiamo partita dopo partita, sicuramente andremo a Corato per vincerla, dobbiamo farlo, dopo aver portato a casa una sperata qualificazione, una finale che da tanti anni a Barletta non c'è o non c'era, cercheremo di pensare a Molfetta. Che effetto ti ha fatto ritrovare questa volta ad avversario la Vigor Trani? Ma Trani resterà nei cuori di tutti gli ex che oggi c'erano in campo, come Alessandro, Peppe Telera e Giovanni Lo Russo. Sicuramente abbiamo trascorso una stagione e mezza per me e Peppe bellissima, che ci ha regalato tante emozioni, e il calcio è anche questo. Quest'anno siamo con la maglia del Barletta e cercheremo di dare le stesse soddisfazioni ai tifosi, che forse mancano da un bel po', però cercheremo con i risultati di farli riavvicinare.